Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconto come abbiamo costruito una nuova realtà e delle auto incredibili. Prima di partire vorrei farvi vedere una cosa. Come avete visto nelle scorse pubblicazioni, io sono in collaborazione con Autodoc. Quello che voglio mostrarvi oggi è il loro canale YouTube, che si rivela molto utile quando bisogna fare lavori alle proprie auto, come in questo video. Tolto il fatto che io ho un debole per i canali tutorial dove smontano e rimontano le macchine, Autodoc ad oggi è già diventato la community più grande di YouTube per quanto riguarda i pezzi di ricambio per auto. Sul canale italiano hanno già caricato migliaia di video, ne hanno in totale 2500 sulle 250 auto più popolari al momento e ogni giorno continuano ad aggiungerne. Vi vorrei far notare un attimo anche questa ragazza che lavora come meccanico sul canale e che compare in alcuni video. Io ve lo dico così, a buon intenditore, poche parole. Comunque il mio consiglio è di iscrivervi perché ne vale davvero la pena e infatti vi lascio il link in descrizione. E ora continuiamo con il nostro video. E questo è il posto, lì dentro dove avremo l'officetto, questo è il garage dove avremo parcheggiate le diverse auto, lo faremo molto bello con dietro le grafiche, luci eccetera. Primo giorno di lavori! Allora, così è com'è adesso. Abbiamo già un po' pulito, un po' spostato. Stiamo iniziando a creare tutto, creiamo tutto. Abbiamo deciso di creare un muro completamente ricoperto di gomme. Siamo quindi andati a recuperare le gomme finite dei kart che girano ad Adria e ci siamo distrutti per piantarle sul muro. Ottobre. I Carmageddon hanno portato molto materiale che avevano nel loro capannone. Nel frattempo io, Rudy e altri ragazzi che ci aiutavano siamo andati a prendere le ultime gomme che mancavano per terminare il muro. Na na na. Na na na. Siamo dei coglioni. Aspetta. Ti prego, fai vedere bene cosa stiamo facendo. Bro, ma non si vede niente. Beh, non si vede niente. Beh, so già che ci dobbiamo fermare a raccoglierle tutte. Mi sa già come si muove quella. E siamo fermi. Esatto. Ma tra l'altro è più alto da te che stai guidando che non da me. Sì, siamo furbissimi. Era personalmente le più di qua che di là. Abbiamo terminato il muro e ora vi chiederete: e le BMW? Abbiamo acquistato due BMW che avevano già alcune preparazioni per fare drift. La condizione iniziale non era certo delle migliori. Una era blu e arancione, verniciata bomboletta. Merda, era davvero orribile. L'altra non mi esprimo neanche, aveva la livrea di Fast and Furious, peccato che non fosse una 34. Comunque, ci siamo fatti un'idea di come volessimo farle diventare, abbiamo fatto dei disegni orribili col telefono e Andrea di Car Fashion le avrà wrappate di un nero lucido proprio incazzato. I Karma hanno fatto magheggi con cerchi e distanziali e abbiamo acquistato un po' di pezzi in vetro resina. Modellino a computer per farsi un'idea e sono arrivate nella base Japan Drift per le rifiniture finali. Ma che cazzo dici? Ma guarda che robe! Porco Diaz! Guarda! Andiamo! Senza perdere tempo ci siamo subito messi sotto. Mentre Rudy continuava i lavori nella zona garage, io, Guada, la sua ragazza e tutta la fucking family ci siamo messi a lavorare sui BMW. Come si dice, non è molto, ma è un lavoro onesto, dai. Io inizialmente mi sono occupato degli agganci rapidi per i paraurti. Eccolo! Che classe, che stile, bro. Faccio questa clip solo per ricordarmi che devo scrivere in gigante Bonzed. Cari amici, quello che stiamo creando è qualcosa di incredibile. Incredible, motherfucker. Incredibile.
Sono carico da morire. Madonna, fagli vedere solo il cofano. No, anzi, vogliamo già spoilerare tutto. Beh, tanto lo stiamo costruendo. Ma che roba, semaforo. No, cofanino, tutte le gomme attaccate con i LED. Porca puttana. Però solo sto cofano. Adesso ci daremo un'occhiata insieme. Eh sì, esatto. Tireremo giù il wrap. La cosa che è incredibile è che, cioè, stiamo costruendo tutto, ognuno c'ha la sua roba. Come, cioè, il bello di questa cosa è che è come se collaborassimo da anni insieme. Cioè, ognuno ha la sua cosina, fantastico. No, è incredibile comunque, guarda che con questo cofano è devastante. Ma poi tutta nera così, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Stasera dopo cena montiamo anche questo. Abbiamo cenato, sono le 10. Le persone normali a quest'ora si mettono sul divano a guardare Netflix. Noi... No! Noi continuiamo a costruire un mondo fantastico, mettiamola così. Ci siamo messi quindi a forare il paraurti in vetro resina per poi inserirlo sugli sganci rapidi che avevo montato precedentemente. Come i baccheriel. La mattina dopo invece abbiamo lavorato sugli sganci rapidi del cofano, il cofano stesso ed infine l'ultimo paraurti. Sai cosa manca però? Un po' di lo-fi. Un po' di? Lo-fi. 9 ottobre, siamo di nuovo ad Adria a lavorare. Abbiamo qua la gente in live, vedete lì c'è il telefonino con la live. Lucidiamo. Esatto, stanno lucidando come le bestie. Sempre Andrea di Car Fashion è venuto ad aiutarci durante la notte per terminare il wrap sulle auto. E non voglio menarmela, ma credo siano uscite dei capolavori leggendari. Yes. Minchia, pezzo. Mi garba. Sì, bro. E lì dietro chi c'è? Ciao, piccolina. E col nuovo macchinino di Rudos. Vai. Oh. No, l'ho piegata. No, porca puttana, non ci credo. Non ci credo, ma l'ha distrutta, raga. L'ho piegata. Ma no, ma come? Ma l'hai presa ieri. No, riproviamo. No, porca puttana. No. Ma guarda che botto. No. Io sono sempre quello che scopa in terra. È sempre quello che pulisce. Qua, creazione del garagino con le gomme. Dove sta andando? Non so. Ma contro il fianco. È andato fuori? O arriva a manetta come un folle? Ho paura che arrivi a manetta. No! Sì, sì. No, raga, non è vero. Oh merda! Ci stavamo chiedendo, ma perché è andato fuori? Per prendere più rincorsa. Perché non va un cazzo sta macchina. Dopo aver terminato di sfiammare, la mattina dopo abbiamo girato un video esplosivo per il lancio della scuola, che forse avrete già visto e che trovate comunque alla fine di questo video. Questa è la sala dove fare i briefing, qua ci saranno le sedie, lavagna, televisione, dove firmare documenti, appendini per tutte le tute. Yeah. Nel frattempo, Rudy... È un quarto d'ora. Siamo di là. Ce l'hai fatta? Sì, ragazzi, in questo momento. Quanto è passato? L'hai preso in diretta, 40 minuti a buco. Lo faremo con 300 euro sempre check, sì. Ma basta che mi dici. Che bello, no, che roba. Ma sempre coi denti? Sì, infatti devo andare dal dentista.
Finalmente Nicolò si è deciso a fare qualcosa. Di solito non fa niente. No. Soprattutto perché non è capace. Raccontiamo che abbiamo costruito questo tavolo da lavoro con dei bancali e... From scratches. Ok. In teoria, allora, non è la cosa più solida del mondo. Però... Fosse solida non l'avresti fatta tu. Piuttosto che niente, le me piuttosto. Situazione, questa situazione è incredibile. Abbiamo i due BMW e poi dicono che non abbiamo le GDM. Come non le abbiamo? Non ho capito. In che senso non le abbiamo? E queste sono solo l'inizio, pezzi di merda. Non avete idea cosa deve arrivare ancora. Bombetta è! We'll be right back.